Rieccoci con i video tutorial. Spesso mi viene chiesto come fare a insegnare questo trick. È uno dei più classici, uno dei più frequenti e facili da insegnare proprio cane. Ho deciso quindi di spiegarlo con questo video tutorial. Vi faccio vedere come faccio io, come lo insegno io. E quindi oggi impariamo a farci dare la zampa dal nostro cane. Sigla! Dare la zampa è semplicissimo da insegnare, bisogna stimolare un po' il cane a fare dei tentativi. Ci sono diversi metodi, chiaramente, vi spiego quello che utilizzo io. Spesso ancora qualcuno insegna al cane a dare la zampa prendendo la zampa del cane, dicendogli zampa e premiandolo. Non è che il cane così non lo impari, sicuramente lo impara, ma è un metodo che a me non piace tantissimo perché non stimola il cane a ragionare, viene tra virgolette costretto a fare il gesto e premiato. Preferisco utilizzare un metodo che magari anche se ci vuole un pochettino di più, stimoli il cane a ragionare, a fare dei tentativi, a capire qual è la cosa giusta. Ecco quindi come vi consiglio di fare. Partite con il cane magari in posizione seduta, prendete un bocconcino gustoso che piace al cane in mano e appoggiate la mano a terra. Inizialmente il cane ci appoggerà il muso, il nasino, proverà a spingere, proverà a fare qualcosa per ottenere questo bocconcino. Voi aprite la mano e premiate il cane solo qualora metta la zampa sulla vostra mano. Alcuni cani magari ci mettono un po', quindi potreste anche premiare solo il fatto che il cane alzi la zampa da terra, anche se non fa il gesto di appoggiarla. Piano piano, quando il cane comincerà a capire che è appoggiando la mano sulla mia mano che ottiene il premietto, comincerò ad alzarla da terra fino a che piano piano posso cambiare il gesto, mettere la mano aperta col palmo all'insù, e sarà molto facile, sarà molto immediato per il cane proporre di appoggiare la zampa sulla mano. Dalla posizione con la mano aperta col palmo all'insù possiamo poi passare alla posizione tipo dammi 5. Come vedete è molto facile, ci vuole veramente poco, è un trick divertente che si può insegnare al proprio cane. Spero che il video vi sia utile, vi sia piaciuto e quindi buon divertimento.